Quanta passione è la vita, quanta passione, è una storia infinita, quanta passione, una illusione temeraria, un indiscreto final, ah che passione visionaria e teatral. Ragazzi, noi abbiamo fatto solo delle scale. Ma quante scale? 8 piani. Oddio, se non vuoi contare la rampa iniziale. Perché non la manda? Antonio, lasciami stare un po' a quanti passi uno. No, cambia carta. Momento, assi cop! Non ti piace, lo sapevo. No, la donna quando piccea, questa è la donna che piccea. Antonio, lasciami stare, che le sono febbre, sono difettate. Bravo, la magagnava. Io ho pensato tantissimo a come far diventare questa casa il nostro nido d'amore. La vasca non c'è? No. Però c'è la cromoterapia. Sì. E che? La cromoterapia, amore, quella cosa con le lucine che si accendono, si spengono, cambiano colore, rosso, verde, giallo. Ah, immagino che tu fossi una rete. Ma non ci sono tutti semafori, amore. Vuoi mettere come ti rilassi invece un bel bagno caldo? Ma vuoi mettere che la cromoterapia serve per rilassarsi? Veramente? Mi raccomando. Guarda, aspetta. Oh, guarda qua. Come sono rilassata, amore. Sei proprio semafori, visto? Ma tu lo sai che quello è fatto così, quello è il classico mamone. Ma perché? Non lo fa l'ombra. Gli hai detto di quello che abbiamo fatto? Se questa donna non è soddisfatta di suo marito, oppure sta in un momento di crisi, che può sempre capitare. Ah certo, quelli capitano. E che succede? Che succede? Incomincia a serpeggiare nella mente di questa donna il pensiero di un altro uomo. E quando comincia a serpeggiare, che te fa sto fesseccato, Ani? Che mi fa sto fesseccato? Siamo stati un po' fesse, che mi fa? Si mette là e aspetta che serpeggia. E quando serpeggia, zac! Oh, scorpione attacca! Ancora, domanda. Secondo te, sì, Gabri, è soddisfatta? Fai l'amore con lei. Ma questo serve per il serpeggio? Secondo te, Gabri. Fa l'amore con te. Che sia la stessa domanda che prima. Secondo te, tu e Gabri, fate l'amore. Ma io mi dà mannata sta mattina. Cornuto. Consumate nella casa nuova, consumate! Ma quanto sei scemo, Vincenzo. Bravo, amore, ma rispondo a chi? Che hai visto il comitiretto e non rispondi? Magari. Però risponderlo pure, meno. Falla fischia. Stu canarino. Facciamole che ne paghiamo 300. Si affitto? Ci crederà! Ci crederebbe chiunque, amore! Sui 600, cavolo, non ci può pezzare. All'ottavo piano, 600. Amore! Oi! È giumbato tutte cose! Non ti preoccupare, tra un po' ritorna! Secondo me è colpa della cromoterapia! Ah no, la cromoterapia funziona! Ma che va? Pila la cromoterapia! Sei sciatato canarino! Sei sciatato canarino! Approfittiamo, veloce! Veloce è brutto, perché praticamente che io... Si addormenta molto. No, non si addormenta, oramai sei sciatato, capite? Ah, siete, lo siete sul chip. Pensavo sia una povera chip. Antonio. Mi vuoi sposare? Stavo pensando. Che come tu vengo quadra senza chiodi? Amore, dai a te i chiodi, ma mo prova. Il giorno preciso del nostro anniversario. Quando lo festeggiamo? Tutti i giorni, amore, tutti i giorni. Antonio! E Gabriella sposi, eh?
dobbiamo capire se saremo in grado di comprare questa casa. Amore, vorremmo appicciare un mutuo. Questa è una casa che merita che noi appicciamo. Un mutuo. Bisogna saper rischiare nella vita. Senti, ma da che mondo è mondo? Non è stato sempre l'uomo che ha chiesto alla donna di volerlo sposare? Appunto. Azza, appunto, questo è perché lo sai. In non ci chiesto niente. Non capisci perché tutta questa fretta? Ma come sta fanno, non capisci? Ma già stai qua, amore. Antonio, voglio avere dei bambini. Non voglio stare con un bambino. Più tardi vengo a prendere le mie cose. Cioè, ma mi stai lasciando? Ma scusa, dimmi un solo motivo per cui a te ci dobbiamo lasciare. Uno. Dimmene uno. Antonio, te ne potrei dire mille. Vabbè, però non esagerate, non ci chiesto uno. C'è un altro. E seppure fosse. Sono l'altra parte di te. Sono la tua me. Io sono la tua coscienza. Noi stiamo parlando di coscienza. Sì. Entità astratta. Che ognuno di noi ha dentro. Esatto. Io ce l'ho fuori. Preciso, preciso. È preciso, preciso, perché la d'aria è fuori. Se si trova a passare un altro, mi vede? No. E io? Solo tu. Io che ce l'ho, grazie per tutto. Cambio corpo, TFR, prego. Trattamento di fine rapporto. Sì. Leggi. Un individuo senza coscienza può facilmente trasformarsi in ladro, assassino, sì. Camorrista, regista teatrale, mamma lo parla, politico, conduttore televisivo del programma Uomini e Donne, venditore dei prodotti media shopping, genitore di ragazza velina, no, non ce la faccio. Io? Resterò accanto a te fino a quando tu non sposerai Gabriella. Mamma lo calma. Abbiate pazienza, fateci riposare un attimo e poi incominciamo a lavorare. Mo finisce. Mamma mia. È morta? No. Muori in vita. Avete visto? 3 anni. Pensavo. 3 anni di convivenza. Non vi preoccupate, quando fai il toro vuol dire che è contenta. Sì. Meglio che non sto così. Allora, la prossima volta che mi presento a qualcuno dico piacere, io sono quello che ti devi spermato, sai che non arriva alla destinazione. C'è bisogno di dice, sapere già. E dopo lo fa. Voi uomini, siete solo dei babassù! Chissà che lingua è, babassù? Vuol dire bamboccioni. Con la ditta Maria! Un po' di mancia e vado via! Cominciamo a cicciutare, non posso venire più qua solo per sentirti sfogare. 8 piani alla volta, dirmi in conto! Ci vorremmo 4 piani, che dici? Non ti credere che lei sia così decisa. Perché, che lo sai? Io l'ho vista ieri sera. Ah, sì. Che cosa? Ah, chi l'ha vista ieri sera? Cosa? Come si chiama? Come si chiama? Chi? Quella che hai vista ieri sera. Gabri? Ella, bravo! Ho detto che ti avevi tagliato le vene. Tagliato le vene? Addirittura. Prima prova avevi preso una scatola di sonniferi, avevi lasciato pure il gas aperto. Ma mi sento solo che. No! Sento quando vanno in mezzo da fuori in gola. Ma che fai? Come mi scurtò? Che ci siamo tu? Ah, ci è sceso, è passato un camion nella via di striscia. Un camionista non contento, ha misato il romaggio e poi dopo! E tanto va male. Muovere Gabriele, vuole vedere i polsi tagliati che la faccio per lì. Non lo so, Tony, fatti con questo e niente, cioè che ti posso dire, quello che apri sta salendo, 8 piani, una mezz'oretta che sta... Fatti trovare in condizioni decenti, fatti una barba, fa giusto di nuovo questi capelli, fatti pigliare un po' di colore in viso. Oggi, ma così, ma va a fare la settimana in vacanza, quando torna a casa? No, Gabriele, mi sono accorto di amare te per tutto quello che sei. Sono incinta. Ma veramente, è famoso in Dio, Gabriele, famoso in Dio. Non sono sicura che il bambino sia tuo.
tu non facevi più l'amore con me. E quando quella rara volta capitava, tu spegnevi la luce. Non puoi capire per me quanto era umiliante ogni volta che tu spegnevi quella luce. Quella sera, per sentirmi viva, sarei andata con il primo uomo che incontravo. Però per strada nessuno mi guardava. Almeno a me sembrava così. Fino a qualche anno fa si giravano tutti per strada. Te lo ricordi? E tu facevi il geloso. Mi piaceva. Mi faceva ridere. Io a 30 anni mi vedevo sposata. Con una bambina. Te lo ricordi il nome della mia bambina? Ma come potevo averla con te? Se neanche facevi più lavori con me. Gabriele, chi è il padre di tuo figlio? A me non mi sento, domandacelo tu. Chi è il padre di tuo figlio? È Vincenzo! Antonio! 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 Era una persona normale. Antonio! Antonio, ti prego, riprenditi! Antonio, Vincenzo, non si sveglia! Capri, ci penso io! Amore! Noi pistole in casa, ne abbiamo? Pistole? No, amore, non ne abbiamo, no. Meglio così, amore. Meglio così. Non accattiamo mai pistole. Perché casi siamo tutte persone normali, però non si può mai sapere, capito? Non si può mai sapere. Quanta passione, una illusione temeraria, un indiscreto finale, ah, che passione visionaria e teatrale.